Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ebbene sì, ce l'ho fatta, mi sono tagliato i capelli, era ora. Come avete visto questa evoluzione dei miei capelli in tutti i miei video in questa quarantena, ora vedete anche il mio nuovo taglio. Bene, di cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a parlare di Half Tone Stencil. Cosa sono gli Half Tone Stencil? Sono quegli stencil formati da delle righe che quindi saranno un solo layer, quindi uno solo strato, formati con delle righe che andranno a formare un'immagine, quindi più si vede da vicino meno sarà dettagliato, più si vede da lontano più sarà dettagliato. Vi do un esempio, questo è un half tone stencil. Ora passiamo a Photoshop, vediamo come si producono e poi vi spiego altre due o tre cose per il ritaglio. Ciao! Eccoci qua su Photoshop. Abbiamo già ritagliato l'immagine, cioè ho già ritagliato l'immagine per comodità. Allora, la nostra immagine è questa qua, il nostro bellissimo Tony Stark. Cosa dobbiamo fare in questo momento? Andiamo a fare un piccolo zoom, controlliamo che la nostra immagine sia a posto, che l'abbiamo scontornata per bene. Ok, e possiamo cominciare. Per prima cosa dobbiamo andare su Immagine, Metodo, e andiamo su Scala di grigio. Premiamo Scala di grigio e la nostra immagine viene trasformata in scala di grigio, cioè gli vengono dati tutti i colori grigi. Perfetto. Ora andiamo di nuovo su Immagine. Premiamo su metodo e andiamo su bitmap. Andiamo a premere, unisco i livelli perché dice in caso noi avessimo altri livelli ce li deve comunque unire. Diamo l'ok. Adesso ti dice l'input dell'immagine, cioè a che risoluzione è l'immagine, 72 pixel per pollice. L'output sarà, potete tenere il medesimo. Mi raccomando, qua in metodo dovete usare retino mezze tinte. Diamo l'ok. Ora ci verrà questa schermata. Cosa possiamo scegliere in questa schermata? La frequenza, cioè quante linee mettere per ogni pollice, oppure possiamo fare per ogni centimetro, è quasi simile. L'angolo da dare alle nostre immagini, cioè possiamo dargli 45 gradi, un 30 gradi, un 20 gradi, e poi le forme che vogliamo usare. Come vedete ci sono il punto rotondo, il punto diamante, il punto ellittico, punto quadrato, punto croce o la linea. Solitamente per fare questo tipo di stencil, come stiamo facendo noi in questo momento, come vi ho fatto vedere nell'immagine, usiamo la linea. A me piace tenere il 45 gradi perché ci darà un'immagine che avrà la linea a 45 gradi ed è molto carina, e diamo l'ok. Come vedete la nostra immagine è stata trasformata in una immagine a linee, come lo stencil che vogliamo andare a fare, e se andiamo a zoomare logicamente perdiamo di nitidezza dell'immagine, ma comunque da lontano si vedrà. Ora cosa vogliamo fare? Vogliamo togliere il nostro sfondo bianco per dare uno sfondo dietro, così per vedere come verrebbe. Dobbiamo di nuovo andare su immagine, metodo. Possiamo andare su scala di grigio, diamo l'ok, poi togliamo la protezione al nostro livello, andiamo a selezionare il bianco, quindi selezioniamo uno strumento, facciamo intervallo colori, premiamo sul bianco, diamo l'ok e andiamo a cancellare. Ecco qua, adesso abbiamo praticamente la nostra immagine in formato PNG, cioè che non ha uno sfondo, quindi abbiamo solo le nostre linee nere e il nostro sfondo. Questa immagine la possiamo applicare praticamente ovunque, quindi se volessimo creare uno sfondo, volessimo mettere come sfondo un'immagine che abbia dei colori che ci interessano, possiamo prendere la nostra immagine, questa qui, mettere lo sfondo che abbiamo scelto e posizionarla sopra, così da avere lo sfondo fra le linee e le nostre linee nere che si distinguono. Allora, una volta che abbiamo tolto lo sfondo, andiamo di nuovo su immagine, metodo, e andiamo su colore RGB. Abbiamo dato colore RGB, adesso cosa possiamo fare? Possiamo creare un nuovo livello, dargli uno sfondo, quindi andiamo su livello, nuovo, sfondo da livello. Lo sfondo da livello ci darà il colore che troviamo in questo riquadro, quindi ci basterà premere due volte sul riquadro e possiamo andarci a scegliere il colore. In questo caso io ho scelto il verde, può essere un rosso, un viola, mettiamo un viola, Tony Stark viola. Diamo l'ok, andiamo di nuovo su livello, nuovo, sfondo da livello e ci darà il nostro viola. Abbiamo messo Tony logicamente sopra perché se lo mettiamo sotto andrà a sparire,
e come vedete possiamo metterlo in un qualsiasi sfondo noi vogliamo. Non ci resta che salvare la nostra immagine o il nostro progetto in PSD o in JPG, come vogliamo, oppure possiamo salvarlo anche in PNG. Se lo salviamo in PNG ci crea un'immagine senza sfondo come abbiamo creato prima. Oppure semplicemente possiamo andarlo a stampare per poi ritagliarlo come ho fatto io e vi ho fatto vedere. Il tutorial è stato super rapido e finisce qui. Ora passiamo ai saluti e ci vediamo in un prossimo tutorial. Bene, il video finisce qua, lo so, è stato super veloce, ma sono molto facili da fare. Ricordatevi sempre che dovete dargli molto dettaglio, perché se lasciate le righe troppo distanziate non avrete poi da vicino un buon riscontro. Io è una tecnica che non mi dispiace, bisogna saperla usare bene, nel senso che bisogna anche stare attenti al colore che si mette di sfondo o comunque cosa si mette di sfondo. Si può anche provare a colorare le parti in originale. Cosa voglio dire con questo? Si può andare a provare, tipo dove c'è la pelle, andare a colorare di rosa, tipo qui potremmo colorare di rosa, qui potremmo dargli del blu e provare. Sono tutti esperimenti che si possono fare. Un'altra cosa molto importante quando si fa un half tone di questo tipo è la precisione. Nei nostri stencil dobbiamo sempre essere molto precisi, avere sempre molta pazienza, ma con questi bisogna essere molto molto più precisi, perché abbiamo, come andate a vedere, abbiamo le linee che sono molto vicine e dobbiamo essere molto precisi per questo motivo. Comunque sono sicuro che riuscirete ad ottenere un bel effetto. Spero che mi facciate vedere cosa riuscite ad ottenere e cosa fate anche voi. Potete contattarmi su Instagram a @alfensil001 e farmi vedere cosa fate anche voi. Non esitate a taggarmi, e se avete qualche dubbio o qualche domanda non esitate anche a farmi delle domande nei commenti. Vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale. Se siete già iscritti, tappate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con me con dei nuovi video, ma soprattutto lasciatemi un bel like. Ora non mi resta che salutarvi e lasciarvi i vostri stencil. Ciao e ricordatevi, stay artist!